qui abbiamo l'asse o epistrofeo C2, compresa tra C1, che sarebbe l'Atlante, e C3, posti rispettivamente superiormente e inferiormente all'asse. L'asse presenta come principale peculiarità il corpo vertebrale fuso con quello dell'Atlante, che ne costituisce l'asse, ne costituisce il dente dell'epistrofeo. Il dente dell'epistrofeo parte appunto dalla faccia superiore del corpo dell'asse e termina cranialmente nell'apice, e presenta anteriormente il dente, la faccetta articolare anteriore, che articola con la fossetta del dente posta nella faccia posteriore dell'arco anteriore dell'Atlante, e posteriormente invece la faccetta articolare posteriore, che ecco, per l'inserzione nel legamento trasverso dell'Atlante. Per quanto riguarda invece il corpo, la sua faccia inferiore, vediamo, anzi, eliminiamo queste altre vertebre cervicali, la sua faccia inferiore anteriormente presenta quindi un rilievo di forma approssimativamente triangolare, che si porta in avanti e verso il basso. Ecco, da qui è ben visibile. E lateralmente al dente abbiamo le faccette articolari superiori per l'articolazione con le faccette articolari inferiori dell'Atlante. Ora prendiamo C7. C7 è anche detto prominente. Il suo nome deriva dal fatto che il processo spinoso di questa vertebra è particolarmente lungo e pronunciato, ed è non è bifido, perché i processi spinosi bifidi sono presenti da C2 a C6 comprese, ed è quindi particolarmente sporgente, tanto da essere palpabile alla base del collo. Il processo trasverso presenta una lamina posteriore molto sviluppata, che quindi può rappresentare spesso la cosiddetta costa cervicale, e il foro trasversario risulta essere piuttosto ridotto come apertura, tanto da far passare esclusivamente la vena vertebrale.